015, Lamportini. Doppio fallo, ecco lì. E non va bene la palla. Non è, è come dice quando, non è Maradona che ha sbagliato la punizione, è il pallone che ha sbagliato il pallone. Questa fu una delle più belle battute che ho sentito a San Paolo. Non è Maradona che sbaglia il calcio di punizione, ma è il pallone che ha sbagliato. E qui con lo stesso caso, non è che Lendl ha fatto doppio fallo, ma è la pallina che ha sbagliato, perché non era. Anche questa non va. Adesso ditemi voi come si può sopportare. E il pubblico adesso va giù la scarica di fischi. La scartate tutte. Adesso che sta diventando anche padre, mi sembra che dovrebbe essere un po' più comprensivo. L'ho fatto lo stesso John McEnroe, che era uno che non certo passava per essere un tranquillo, ma Lendl non ama giocare in Italia, lo fa solo dietro larghi compensi nelle esibizioni. Qui è stato lo sponsor a costringerlo a giocare a Milano, che ha posto nel contratto la clausola di una presenza al torneo in Italia. Manca di rispetto non solo al pubblico ma allo stesso avversario, che il quale, anche se ha 18 anni, è in semifinale e vuole giocarsi tutte le sue chance senza vedersi di fronte questo giocatore, Lisa Maestà. Un impianto certamente infelice per il tennis vicino all'aeroporto Fiorello La Guardia, con Giambo che passano ogni 30 secondi. Non si beve più. Ace, bravo Pizzo. Il pubblico è anche un po' intimidito per fare il tifo verso Sampras, perché magari Lendl gli gira. Ace 30-0. Bel contropiede lungo linea, 40-0. Rivediamo. Viene a zero questo servizio al quinto gioco Ivan Lendl. Siamo 3-2 in suo favore, non ci sono stati break in questa terza partita. Nella prima semifinale